Questo video è rivolto a tutti i fieri utilizzatori di un qualsiasi cannone portatile a 120 RPM. A voi che da pi greco terzi mappe di distanza sparate con i vostri cecchini in miniatura facendo flinciare qualunque arma che manca un bazooka. A voi che quelle rare volte che sentite una vocina dire "Ma forse non è proprio equilibrato?" rispondete con due tappi in testa e uno al body. Ebbene, oggi voglio dirvi che il vostro regno termina qui. Perché in città è arrivato qualcuno ben più cazzuto di voi, qualcuno di cui doveste aver paura. Sto parlando proprio del racconto dell'uomo morto, fucile da ricognizione esotica aggiunto con la missione Presagio e che dopo aver fatto vomitare tutti per la sua inutilità è rinato grazie al suo catalizzatore. Ma andiamo a vedere subito come funziona. L'uomo morto è un ricognizione a 120 colpi al minuto e il suo perk esotico ci permette di aumentare il danno per ogni colpo di precisione concatenato, moltiplicabile fino ad un massimo di 5 volte, dove l'arma riesce ad uccidere con due colpi in testa. Tuttavia, la vera potenza sta nel perk aggiuntivo, dato proprio dal catalizzatore. Grazie a questo, infatti, sparando senza mirare, l'arma sparerà a 150 proiettili al minuto. E inoltre, qualunque penalità alla precisione verrà eliminata. In poche parole, questo fucile vi deturperà le cavità rettali da qualsiasi distanza lo incontriate. Non ci credete? E allora vediamolo in azione. E quindi adesso voglio farvi vedere quali sono i motivi per cui io, ragazzi, adoro, adoro, adoro quest'arma. Devo forse dire altro? C'è per caso bisogno che io aggiunga altro? Possiamo concludere qua il video, penso, e ci vediamo direttamente alla prossima. Quello che mi fa impazzire di quest'arma è il fatto che la si può usare da qualunque, e dico qualunque distanza. Come un'arma che è effettivamente sopra la media, perché è a tutti gli effetti, con il catalyst attivo, un 150 che ha le caratteristiche fai danni di un 120. Quindi spara a 150 ma fai danni di un 120, il che non è per niente da poco. Ovviamente non è facile da usare, il che la rende ancora secondo me più divertente. Ah, ma ninja! Ragazzo, ragazzo, calmati. Dicevo, non è per niente facile da usare perché comunque il mirino non è un mirino normale, cioè il fatto di sparare quando non miriamo ovviamente ha i suoi svantaggi. E in particolare è il fatto che il mirino innanzitutto non zoomma, quindi per quanto riguarda quelli più lontani fatichiamo un attimino di più. E poi comunque non è un mirino, diciamo, conosciuto, un mirino che di solito useremo perché essenzialmente non è un mirino. Tuttavia, se ci prestate un attimo d'attenzione e ci prendete un minimo la mano, ma fa malissimo, è bellissima, io la adoro. La adoro soprattutto nelle situazioni in cui fighto contro quelle merda dei 120. E faccio sì, ho vinto io, infame. Ce l'ho accanto. Sono entrato in serie da 10. Potrebbe essere la mia occasione per fare run out e aumentare l'appetibilità del video. Tuttavia è anche vero che non posso dare a vedere la mia agitazione o sembrerei scarso. Devo mantenere la calma e fare altre 10 kill. Ce la posso fare. Creerò un mondo libero da tutti i crimini. No, aspetta, mi sto immedesimando troppo. Vediamo solo di continuare così. Tippati, oddio, oddio, lo shuriken. I danni che stava facendo. Aiuto. Quello è un mitraglione, ma a noi non interessa per niente, questo è un colonia, invece ci interessa. Fuggi, mamma mia che paura. Fermatevi, non lo vedo, non lo vedo, questo è un problema. Beh, amico mio, muori domani però, nel senso ci ha messo 12 anni a morire. GG ragazzi! GG, Runout in metà partita. Aiuto! Mi fa morire quest'arma, raga! La adoro tantissimo! Mi piace veramente un casino, guardate che roba è, ma è imbarazzante, è veramente fantastica! Poi ditemi, voglio assolutamente sapere nei commenti se sono io che sono strano e che mi piace sta roba e che riesco a usarla bene, o se è effettivamente forte e anche voi pensate la stessa cosa, perché a me piace veramente un casino. No, è arrivato il bastardo col colonia a dover rompere le palle. Ma raga, mi piace veramente un sacco, la adoro. Poi capito, Runout, di cui tipo una, forse due kill ho fatto col pompa e tre con la super. Comunque, tornando a parlare un attimo seriamente, perché ho visto che ero in serie e mi sono messa a tryhardare prima, lo ammetto malissimo.
Tornando un attimo, dicevo, a parlare seriamente dell'arma, l'unico problema, la cosa che richiede un attimino di attenzione e di abitudine per far sì che possiate usare bene quest'arma, è essenzialmente il mirino, come vi ho già detto, che non è un mirino. Dove sta questo? Ok. Easy. Per me può bastare, ok. Il mirino che non è un mirino perché è doppio, è quello che ci dà fastidio. Vabbè, continuate a sparare, a spawnare. No. Vabbè, pisa la granata. Perché essenzialmente è un mirino doppio, cioè innanzitutto non ha il puntino, il che è... L'avete visto, mi ha sparato col culo. È ufficiale. Dicevo, non ha un mirino perché è un mirino doppio in qualche modo. Ha questi due cerchietti che possono essere fastidiosi, perché essenzialmente il cerchietto intorno è pressoché inutile, nel senso che, considerando che il catalyst elimina tutti quanti i debuff di precisione dovuti al fatto che stiamo sparando senza mirare, il cerchietto intorno è essenzialmente inutile, perché è quello che rappresenta la zona che potremmo colpire quando appunto spariamo senza mirare. Mentre il cerchietto interno è quello effettivamente, quello in cui effettivamente spariamo, ma non è un puntino. Dicevo, per questo motivo, sparando da lontano bisogna prenderci un po' la mano essenzialmente. Non so spiegarvi qual è il trucco per riuscire a mettere gli head senza mirare da lontano. Però vedete che funziona poi una volta che ci prendete un attimo la mano. Poi col perk attivo che mi fa 97 in testa e 54 al body con picco cranico per 5. Raga, ma che partita abbiamo fatto? Insomma, queste 40 kill pitte di ricognizione ci potrebbero anche stare, ma vediamo le prossime partite come vanno. Amico, ti ho messo un head, gentilmente mi fai mettere gli altri due? Va bene, me ne scappo. Pusciatemi. E il bello, capito qual è il bello? Capito qual è il bello? Che è forte da qualsiasi distanza! Cazzo, quello non è morto. Ecco, magari da una distanza da pompa no. Però da una distanza media. Mentre questo cerca di spararmi... Ah, non l'ho visto. Accinchia. E devo ammettere che questo catalyst è stata una grandissima mossa di Bungie. Perché, ragazzi, io all'inizio... L'unica pecca che individuavo nella missione nuova, che è la missione di questa quest, era l'arma. Nel senso che l'arma di per sé faceva essenzialmente schifo. Ma con il catalyst hanno fatto una roba bellissima. Toh, forse avrei messo un catalyst un po' più particolare da prendere, tipo quello del pandemia. Cioè, no, ho detto una cazzata. Avrei forse preferito, comunque apprezzato un pochino di più, che magari il catalyst si dovesse completare aprendo solamente aprendo le casse della glicone. Che si può fare, ma al momento sono tipo due casse a settimana che escono. Ti danno un vantaggio, ti aumentano la percentuale, ma essendo che sono due a settimana quelle che possiamo prendere, è un po' fastidioso. Tra l'altro, oltre al fatto che senza mirare sparate a tutti gli effetti con le statistiche di un... cioè con i danni di un 120 alla cadenza di un 150, metteteci anche il fatto che sparando... Oh, e mori. Che dicevo, sparando... Quanta gente che mi sta pushando! Tu non mi pushi? Che gli fa? Sparando in hipfire, dicevo, avete anche una mobilità migliore, perché ovviamente se io sto così e miro, mi muovo molto più lentamente di quanto mi muoverei stando senza mira. Si è smaterializzato. E mori. Ma è un cacciatore skillato questo. Sì, sei proprio un cacciatore skillato. Un'altra cosa che mi piace, che forse però è un po' change my mind, nel senso che molta gente mi dirà ma che cazzo dici, è una cosa orribile, è il metodo di ricarica di quest'arma. Nel senso, non quitterai prima che ti ho ucciso. Dicevo, è vero che è lenta, perché per ricaricare tutti quanti i colpi ci metti abbastanza. Ho filato. Però è anche vero che è un caricatore molto ampio a cui servono pochi colpi per uccidere. Di conseguenza, non ci serve per forza ricaricare tutto il caricatore. Ci basta ricaricare 4, anche 5 colpi. Idealmente ce ne basta caricare 3, però se vogliamo andare proprio sul sicuro, spariamo super pesanti e qualcos'altro su di me, perché tanto ero una minaccia per l'umanità. Non ci mettiamo niente a ricaricare, perché è vero che io adesso sto con i tasversivi, però...
Se volessi ricaricare 1, 2 e 3 colpi, quelli che mi servono li ho ricaricati. Gideon, Gideon, triplo GGG. Oh, ho finito la taglia. Che non è un lanciagranate quello, quindi non so perché ho finito la taglia, però. In ogni caso, se non sapete come ottenere l'arma, trovate il video, se riesco a metterlo nelle schede, comunque è l'ultimo video del canale. Quindi non dovreste avere grosse difficoltà a trovarlo. Per quanto riguarda il Catalyst, invece, vi basta fare la missione in eroica. E per completare il Catalyst dovete ovviamente killare, e non ci vuole nemmeno tanto perché alla fine... No, ho finito i colpi, in cesto credo ho finito i colpi. Avevo attivato cranio perfocoso là, come si chiama, per 5. Bisciottavo, mannaggia i piselloni. Dicevo, per completarlo dovete ovviamente killare, però potete, come vi ho detto, fare... aprire le casse nella glicone, che sono casse nascoste, comunque le vedete, sono abbastanza facili da trovare. E una cassa vi dà il 12,5%. Quindi dicevo, vi potete fare intanto queste due casse, perché sono due settimane, sono le prime due che trovate. Andando nella missione trovate dei terminali gialli per terra. Cacciatore skillato, sempre lui. Interagite con i terminali e vi si apre un portello con la cassa dietro. Sono i primi due terminali che trovate nella mappa, quindi è abbastanza semplice da individuare. Tu, cacciatore... Ah, è il cacciatore skillato, è proprio lui. Pushami, no? Eh no, raga... È un cacciatore skillato, ragazzi, ma che gli dobbiamo dire? Nel senso, non è da tutti riuscire a giocare monopompa sparando solamente shuriken e t-baggandole ogni kill, perché comunque, essendo skillati, ce lo si merita, eh? Resta solo un minuto. E tu? 91, io posso pure head. Blackbird! Lui invece è un titano skillato. È un'altra razza, però molto molto simile. Certo, saltando, che scompare anche il merino, è tipo impossibile mettere head. Ve lo dico. Sarebbe bello poter mettere un Icaro, ma non si può fare purtroppo. Ok, sì. Cacciatore skillato, sempre lui. Ragazzi, ma è forte, è forte. Cioè, se spara sul cadavere vuol dire che è molto forte, perché riesce a spararti oltre la morte, continua a danneggiarti. È una persona troppo skillata. Clay, se stai guardando questo video, sei un cacciatore troppo skillato. Ok ragazzi, quindi io direi che possiamo anche concludere qui il video. Mi raccomando, se avete la possibilità, fatevi il catalizzatore, perché è veramente qualcosa di assurdo. Penso che è un'arma che utilizzerò veramente tanto nei prossimi giorni, perché è divertentissima. Io come al solito vi ringrazio, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.